Sì, esatto. Coach Guadalupi, fine di questa partita, sei intero, abbiamo bisogno del defibrillatore oppure tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo smaltito già. Ok. L'ultimo minuto è stato un poco cardiopalma, però smaltito. La genialata poi di Renna che ha buttato la palla in aria. Ogni tanto una cosa intelligente la facciamo. Beh, direi che il Renna ha fatto un partitone oggi. Un partitone. Ma il problema è che nel primo tempo abbiamo fatto tutto un partitone. Poi, come sempre, appena la squadra avversaria alza l'intensità, ci mettono le mani addosso, andiamo in difficoltà, cominciamo a fare la partita contro gli arbitri invece di rimanere concentrati. Devo dire, insomma, alla fine oggi qualcuno doveva fare i punti di Lalic e di Giuliano. Stamattina abbiamo parlato di questo, che tutti dovevano prendersi qualche responsabilità in più. Insomma, nel primo quarto forse abbiamo anche esagerato con le responsabilità. 10 su 11 tutti quanti in tribuna, diciamo, record mai visto. 10 su 11 da 3. Sì, evidentemente anche l'Alfa ha cominciato un po' deconcentrata e quindi abbiamo avuto questa percentuale altissima, che però poi, come ti ho detto, appena ci mettono le mani addosso abbiamo in difficoltà. Discorso playoff riaperto. Adesso purtroppo comunque non dipende da noi, dobbiamo aspettare risultati. DR gioca a Catanzaro domani e penso che tutti guarderemo questa partita domani. Esattamente. Poi ci lascio andare dove devi scappare. Grazie e complimenti ancora per la vittoria. Qui abbiamo Enzo.